Dottor Fiorentini, nel suo intervento qui a Como Lake 2023, lei ha parlato di digitalizzazione della mobilità futura e sostenibile. Sì, abbiamo cercato di dare un quadro di come si sta trasformando il mondo della mobilità, non solo a livello globale, poi nello specifico anche in Italia. C'è in atto una trasformazione importante. Il settore della mobilità è un settore che deve affrontare un percorso nei prossimi anni molto critico, perché deve dare risposte a dei fenomeni globali che impatteranno sulla nostra vita di tutti i giorni. In particolare il settore dei trasporti è uno dei settori principalmente responsabili dell'emissione di gas serra e quindi la necessità di intervenire per ridurre appunto il tasso di inquinamento che questo settore provoca in generale. E l'altro grande fenomeno che stiamo osservando è quello della concentrazione appunto della popolazione mondiale nelle grandi aree urbane, da qui la necessità di rivedere i sistemi di mobilità e la domanda di spostamenti urbani per migliorare la qualità della vita di noi cittadini. Sicuramente le tecnologie digitali daranno un grande contributo nel rivedere i modelli di trasporto, i modelli di mobilità, mettendo in atto quelle azioni per favorire appunto l'utilizzo di modalità di trasporto più sostenibili in luogo dell'auto privata. A livello mondiale ci sono tanti movimenti in atto che indicano appunto un percorso. Sicuramente il fenomeno di quello che la guida autonoma, i veicoli autonomi porteranno in termini di miglioramento, in termini di sicurezza, di riduzione del traffico, di risparmio energetico. Abbiamo ormai diverse esperienze non solo nel settore metropolitano e ferroviario, ma anche nel trasporto pubblico locale, in cui sia bus, minibus a guida autonoma, sia i taxi a guida autonoma stanno ormai in qualche modo contribuendo allo spostamento dei cittadini nelle grandi aree urbane. In Italia purtroppo abbiamo dovuto fare un quadro meno positivo. È abbastanza in controtendenza. Purtroppo in Italia il tasso della mobilità sostenibile continua a calare. Questo chiaramente è un indicatore chiaro del fatto che invece in Italia l'aumento dell'uso dell'auto privata è purtroppo un fenomeno che osserviamo tutti i giorni e questo ancora una volta ci dà un'indicazione chiara che bisogna cambiare marcia, mettere in atto delle azioni più concrete che indirizzano appunto un modello di mobilità diversa. Il MAS è una delle iniziative su cui più contiamo a livello di sistema paese per un cambio di tendenza. Nel PNRR è previsto un'iniziativa che si chiama appunto MAS for Italy, atta a favorire l'utilizzo di modalità di trasporto più sostenibili, ma non può essere un'azione né isolata né diciamo, affrontata diciamo, con obiettivi di breve termine. Noi come Almaviva siamo molto presenti nel settore della mobilità in generale, abbiamo una direzione dedicata a tutto il tema dei trasporti, abbiamo ormai diciamo, una presenza non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, questo a dimostrazione che anche in questo settore così competitivo il Made in Italy può e deve essere competitivo non solo sui mercati nazionali ma anche sui mercati internazionali. Oggi siamo presenti nel Nord Europa, nell'UK, nel Middle East, nel Nord America, a testimonianza del fatto appunto che le nostre tecnologie, i nostri prodotti possono affermarsi anche su mercati così importanti in un settore così strategico. Como Lake 2023 è indubbiamente una grande occasione di confronto tra vari player del settore. No, è un'occasione importante di confronto e di scambio anche di idee, di punti di osservazione diverse tra la pubblica amministrazione, tra i soggetti che poi devono normare questi settori e le aziende che invece si trovano poi tutti i giorni sul mercato a combattere i problemi reali, concreti. E per questo anche nel nostro intervento abbiamo cercato di sottolineare quelli che sono i punti di criticità piuttosto che i punti positivi, cioè i punti su cui poi è necessario intervenire e su cui l'azione del governo può incidere in maniera importante per aggiustare il tiro. Ecco, quindi per noi è molto importante un confronto, sentire anche l'opinione degli altri operatori del settore e capire come l'intero settore si sta muovendo. È importante fare sistema, questa è una parola un po' abusata ma particolarmente importante, poi nel nostro settore, nel settore dei trasporti, che è un ecosistema molto complesso, se non si fa sistema
difficilmente riusciremo a raggiungere quegli obiettivi che ormai sono improrogabili. Dico solo un dato, noi il settore dei trasporti in Italia è responsabile di oltre il 30% delle emissioni di CO2 e abbiamo un obiettivo comunitario del Green Deal di ridurre le emissioni di gas serra di un terzo entro il 2030. Ecco, se non mettiamo in campo tutte le azioni necessarie sono obiettivi praticamente impossibili da raggiungere se non facciamo appunto un gioco di squadra. Quindi sicuramente occasione importante ci saranno stati spunti interessanti non solo per noi ma penso anche per i soggetti che dovranno poi indirizzare delle scelte strategiche per il sistema paese.